Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2 Let's Replay di Psicospettri. Arriva la tempesta in questo nuovo capitolo. Sì, questo è un capitolo molto particolare, non sarà neanche troppo lungo, vediamo se riusciamo a farlo tutto quanto in una volta, ma dubito. Tra l'altro qui fu dove la prima volta mi si ruppe la capture card del New Nintendo 3DS, pagata fin troppo. Il fatto è che non ero ancora molto avvezzo a riparare sistemi complicati e con pin sottili come quelli, quindi... Però alla fine sono riuscito a registrare la serie con qualche difficoltà, ma è andata. Però a quanto pare ci aspetta un tifone che potrebbe essere peggiore da anni, wow! Anche se mi sembra che ci sia un drago lì, comunque. Un tifone, quando arriverà? C'era un po' di vento prima, però... So che ti piace il vento, ma se è un tifone resteremo bloccati. Oh, i negozi chiuderanno e i treni si fermeranno. Intanto noi abbiamo Traspec, ma che te frega? Ah, ma tu non lo sai. Noi giornalisti non usiamo strano spesso, ma qui il tempo ora è così. Prima piove, poi è bello, poi piove, poi è bello. Magari se nevicasse pure sarebbe davvero strano. Non mi piace per niente, questo tempo mi innervosisce. A me no, a me piace quando il tempo è brutto. Non dico che deve esserci un diluvio universale fuori, però se piove è anche meglio. E oggi ha piovuto, quindi sono piuttosto contento. Penso che mi rilasserò un po' nella mia stanza con un bel libro. Ma quanti anni hai? Un libro. Ho le braccia come le ali di un'aquila! Più forte! Su, 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 su! Fai lavorare quei deltoidi Fai così. Lavorare quei deltoidi! Così! Uno, due, tre, Questa c'è anche nella sigla dell'anime. Uno, due, tre, Poi Teletubbies? Dai, come Nate. Un'aquila, non come un pollo! Esatto. Anche se Sergente Quadro, se non sbaglio, nell'anime è doppiato da Moneta. Da Claudio Moneta, se non sbaglio. Che ci sta la grande. Ehi, abbassate il volume, sto cercando di leggere qui. Mia, perché ti arrabbi, Link? È grandioso, è il programma campo di addestramento quadro, provalo. Ma sì, perché non ti allini con noi, Link? Te ne sei seduto a leggere senza mai fare un po' di esercizio. Ma tu lascia perdere, tu lascia fare, che te frega a te? Posso leggere se mi va. E poi i gatti non dovrebbero dormire 23 ore al giorno? Comunque sei praticamente uno scroccone, lo sai, vero? Scroccone? Mi hai davvero chiamato così? Beh, se non sei proprio uno scroccone, perlomeno sei un animale domestico. Animale domestico? Già, io sono il tuo padrone. Cosa? Non sono uno scroccone, non ho padroni. Ma perché se la prendo così tanto? Non ho capito. Ah, davvero, e allora che cosa sei? È lo spirito di un gatto definito patetico dalla sua vecchia padrona. A posto, è finita, Whisper proprio. Ci ha messo l'ultimo chiodo sulla bara. Povero piccolo. Ma sta facendo esercizio? Emi, come hai potuto parlarmi così? Sei così crudele, Link. Ma se tu gli hai detto che è patetico! Hai detto quello che gliel'ha fatto ricordare, appunto! Neji Banyan, non potresti essere un po' più gattesco? Sai, un po' più calmo? Gattesco? Non stare qui a farmi dire come devo vivere! E allora vattene? No, dicevo... Non avete mai sentito quel modo di dire? I cani si legano alla persona, ma i gatti si legano alla casa. È il mio territorio! I gatti non obbediscono ciecamente alle persone, tipo signor sì, signore. E poi, in effetti, Jibanyan comunque sia dovrebbe essere un Jibakurei, quindi... Un Jibakurei si lega... infesta il posto nel quale è morto, quindi... Puoi tornartene all'incrocio, se preferisci, No, mi stava iniziando a dare un po' sui nervi sta cosa. Dai, su, dove te ne vai? Vabbè, se ne va. Oh, Jibanyan. Whisper. Non pensi che dovresti seguirlo? Ma non ci penso proprio, un gatto tornerà a casa prima o poi. Esatto. Tornerà presto, Whisper. Completa le missioni chiave? Ma Traspec, non ti ho mai svegliato a te. È una missione chiave. Mi sa che tra le missioni chiave ci sia anche quella di potenziare lo Yo-Kai Watch. Potresti utilizzare la sua medaglia per evocarlo con l'orologio, però non è modo per fare pace. Cerchiamolo con il metodo tradizionale. Ok. Preferisco quindi prendere prima il rango B e poi dopo cercare il Jibanyan che
Comunque sia, questi yokai ci dicono dove è. Ho visto Jibanyan verso il fiume. Va bene. Che poi se nel frattempo facciamo anche la quest di Jibanyan, non è che ci fa schifo. Facciamo due cose in una. A quanto pare però prima devo trovare per forza Jibanyan. Un po' strano, ma vabbè. Ah, qui Jibanyan. Ah, eccolo là, Jibanyan! Cosa sta facendo? Muove l'albero. Sembra simpatica, gna. Che abbia sbagliato a scegliere casa? Magari con lei sarebbe meglio. Oh, gna, lo so, lì mi manca già. Lo so. Non è la prima volta che vediamo gli sbalzi e l'umore di Jibanyan. Ma in quel caso era solo la natura volubile dei gatti, adesso invece... Gli sta bene. Cosa? Non dovresti essere contento. Triste, dovresti essere triste. E se vai via di casa potrei leggere in pace e il cioccolato durerebbe di più. Queste sono ottime notizie. Ma insomma, Link, non credi di essere... Cioè... Ah, ma cosa sto dicendo? Non posso permettere a Jibanyan di andarsene. Quella povera ragazza non si merita di averlo tra le scatole. Era questo che intendevi? Eccolo. È lo yokai che quel ragazzino insopportabile si porta sempre dietro. Così sembra, Pina, però... Non credo che questi sciocchi siano problematici come i nemici del passato. Non capisco perché il nostro capo si sia fissato tanto con questo bambino. Non sta a noi pensare a perché. Eseguiamo gli ordini. Eliminiamo questi sgradevoli yokai che si porta dietro. Giusto. Suppongo sia anche per il bene di quel gatto yokai. Oi. Ma bellissimo. È scomparso però. Dov'è finito? Che strano, è scomparso all'improvviso. Però questa parte è bella comunque. È anche uno dei motivi per cui mi piace, per cui Yokai Watch 2 è il mio preferito. Anche se il 3. Perché non riesco a stare in piedi correttamente? Miau. E cosa? Sono ridiventato un gatto? Questa è la casa dove abitavo con Emi, vero? Sono tornato indietro nel tempo. Cosa posso fare? Aspetta, Emi è qui, diamo un'occhiata in giro. Bellissimo muoversi con Jibanyan. Già, è chiaramente l'odore di Emi. Sì. Questa scrivania è sicuramente la stessa. Era la scrivania preferita di Emi. Ma così che è la stanza dei genitori? La stanza dei genitori. Non hanno un bagno. Ma forse siamo abituati male noi italiani che ce l'abbiamo. Che ha le case al secondo piano. Come? Ti sbagli? Che è successo? Quella voce sembra quella di Emi. I tuoi botti sono bassi perché passi tutto il tempo con i tuoi amici buoni a nulla. E questo è vero. Succedeva anche a me lo stesso. No, avevo mal di stomaco, ricordi? Ero mancata qualche giorno. Com'è deprimente. Non ricordi di averti cresciuta per diventare una tale bugiarda? Non sto mentendo, perché non mi ascolti mai? Ah. Oh, Ross. Emi, è tutta colpa dello yokai. Parliamoci e fai pace con la mia mamma. Non riesci a sentirmi? Lei non mi vuole credere, ma non stavo affatto mentendo. Le mamme possono essere così patetiche. Sto cercando di dirtelo, è colpa di quello yokai. Perché non puoi sentirmi? Sono contenta di averti, Ross. Con te posso parlare, ma non puoi sentirmi. Purtroppo. Non riesco a credere. Sì, che ancora sta scena. Da un camion. Patetico. Ecco. Però, magari Jibanyan. Cerchiamo di capire cos'è successo veramente. Può aver detto così? Come ha potuto dire una cosa così orribile? Deve esserci una ragione. Sai cosa mi serve, Ross? Prendere un po' d'aria fresca. Andiamo. Ma come? Tua madre ti ha appena detto vai a studiare? Cioè, non è che gli ha detto proprio vai a studiare, però te l'ha fatto capire. Ah, la luce del sole è così piacevole. Adoro questo posto. Sembra che il cielo sia tutto per me. Certo, si sta benissimo. Sai, Ross, che sono la presidentessa del consiglio studentesco a scuola?
Davvero? Non me lo ricordavo. Devo sempre essere responsabile, un po' modello per tutti, eccetera. Ma questo significa che non posso parlarne con nessuno, tranne te. Grazie per avermi sempre ascoltato. Non ti ho mai chiesto se a te va bene. Miau! Promettimi che starai con me per tanto tempo. Tutti i gatti sanno che devono prendersi cura dei padroni che li amano. Capito? Questo è vero. Questo è vero, in effetti i gatti, prima che si addomestichino del tutto, specialmente se prendi quelli grandagi, portano dei regali al padrone. Il problema è che portano regali particolari, topi, cavallette, altri tipi di insetti, e non va molto bene. Eccoti qui. Ehi Ross, vuoi venire a fare shopping con me? Ti comprerò qualcosa di bello, che ne dici? Bravo, insomma, non è che avevo molta voglia, però mi sa che non posso scegliere. Non sono sicura. Ross, cosa ne pensi? Miau? No, non va bene. Ho deciso ufficialmente che è patetico. Vabbè. Ecco a te, i gatti che mangiano cioccolata. È come i cani, eh. Non è che va tanto bene. Questo sì che è un bel vestito. Sai una cosa, Ross? Voglio diventare una stilista quando sarò grande. Ron. Come Ron. Vabbè. E creerò tanti vestiti fantastici e questo è il mio sogno. Ce la puoi fare, Amy. Dopotutto, sempre avuto buon gusto per quanto riguarda i gatti. Certamente. È così bello essere di nuovo con te, Amy. Voglio che tutto rimanga così, per sempre. Ron, dov'è andata Amy? Cerchiamola. Sapete, non ho mai esplorato questa casa. Quasi quasi, se si può. Ah, ok, quindi qua per uscire. Interessante. Questa è la cucina, la madre sta lavando i piatti. Ok. Va bene, mamma si è sbollita. Carina come casa. Va bene. Bagnetto? Ti andrebbe un bagno rilassante, ma i gatti odiano l'acqua. O meglio, odiano farsi bagno. Oh, Ross, stavo giusto per uscire. Volevi venire con me? I tuoi occhi dicono che... Ma non è vero, perché me lo chiedi se mi dici che i tuoi occhi vogliono venire? Sei come la mia ombra, vuoi sempre uscire in questi giorni. Let's go! Incrocio fatale. Vuoi sapere una cosa pazzesca, Ross? Quella noiosa di mamma sta ancora insistendo per la storia dei voti. E ancora non mi crede. E sa benissimo che stavo male. Quanto è patetico. Casaccio. Grazie, sei l'unico che mi capisce veramente. Amy? Ehi, Maria, ciao, Sara. È verde. Bene, andiamo. Anche quando è verde bisogna sempre guardare. Brava. Ma certo, mi ricordo tutto. Mi ricordo perché venni colpito dal camion quel giorno. Non essere frettoloso, gatto. Chi ha parlato? Gettare la tua vita solo per salvare un'umana, e non una volta ma due. Perché vorresti ripetere l'errore? Ti abbiamo dato una possibilità, gattino, di vivere e non da yokai. Valuta attentamente, gatto. Rimpiangerai questa scelta. Io non la rimpiangerò mai. Mi sacrificherei altre 7 volte per salvare Amy. Pensandoci, Ross è un gatto comunque speciale. Perché altrimenti non sarebbe mai diventato uno yokai. Ross? Ross, sei morto.
Quindi è così che sono morto. Sei morto per salvarmi. Mi lasci così, in questo modo, colpito da un camion. È così, così patetico. Patetico, 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 perché mio gatto è dovuto morire? Emi non mi odiava, mi ha amato fino alla fine. Ero arrabbiato con lei senza ragione. Ross, grazie. Amy, questo è un addio. Sono certo che diventerai una grande stilista un giorno. Non ti dimenticherò mai, Amy. Effettivamente Amy diventa una stilista e G-Banyan conosce anche la figlia di Amy in Shadowside. Quindi l'anime diciamo che insomma certe cose non le lascia al caso. Nonostante Shadowside sia poco apprezzato. G-Banyan, eccoti! Cos'è successo? Sei svenuto senza lasciare traccia? È stata una strana esperienza. Ma sono felice di averla avuta. Abbiamo fallito nel separare il gatto yokai dal ragazzino. Come faremo a spiegare tutto questo al capo? Oh, non serve disturbarla con queste ridicole storie di gatti. Proprio vero, nessuna ragione al mondo. Scusami, G-Banyan. Dovrei essere io a scusarmi. Cercherò di essere un gatto migliore. Mi sono trasferito e impadronito di casa tua senza neanche aver chiesto. Beh, non è stato poi così male e adesso va tutto bene. Sai che facciamo? Andiamo a casa e mangiamo una barretta di cioccolato. Ottima idea! Oh! Qualche problema? Riguardo alle barrette di cioccolato. G-Banyan, te le sei mangiate tutte? Ehi, i gatti adorano le barrette di cioccolato, sai? Sei un ladro, un cioccoladro! Io mangio quello che voglio, come, quanto e quando voglio. Sembrerebbe che non sia cambiato nulla dopo tutto. Per niente. Oh, a questo punto facciamo anche la missione del rango B. E poi nel prossimo, l'ultima missione è il boss. La missione sarebbe quella di controllare nostro padre, ma è un po' noiosa, quindi magari nel prossimo episodio ci sta quella più il boss, quindi è un pochino più movimentato. Mi dispiace, Kanon, purtroppo funziona così. Completare missioni chiave. Sì, l'avevo già preparata un'altra missione chiave, ma mi è stata tolta. Ok, vediamo un po' il Noco se mi dà una moneta per la slot Kai. Moneta rossa da andare a provare allora, però a fine episodio. Comunque se vi interessa la leggenda dei Noco, se trovi 8 sfere puoi accedere a Nocolandia. Ci ho fatto un video. Però a quanto pare ci sono anche altri posti dove compaiono i Noco. Io ne ho trovati alcuni che non erano questi, però a quanto pare anche questi vanno. Quindi se volete vedere quel video aggiungete anche questo posto, il fiume. Compaiono a caso, sia chiaro. Sì, sono tornato perché voglio potenziare il mio orologio. Mi interessa molto. 1000 punti esperienza più un colpi nascosti. Ok. Ma se ce la farete, la ricompensa sarà un orologio più potente. Quindi cosa bisogna fare? San Fantastico, ok. Squacignolo, so dov'è. Zardo e Vicito nella grotta sul mare. Va bene. Andiamo a farli subito, sono facili. Poi abbiamo qui proprio Traspiac che ci dà una mano. Bene, caro, dai, supportami a San Fantastico sul pontile però. Che facciamo prima dal pontile? Quindi prima Squacignolo che sta appena usciamo dal appena scendiamo le scale del pontile sta lì praticamente. Eccolo, infatti si può vedere. Ecco qua c'è la freccia, appunto. Allora, si entra, qua infatti ci voleva il rango C per entrare, ma ci sono già stato. Anche se qui poi ci ho già fatto un giretto per appunto cavoli miei, per prendere qualche oggetto. Bene, parliamo con lui. Che c'è? Stavo bighellonando. Mai interrompere il momento pigrizio! Comunque sia, è forte, sì. Comunque sia, attenzione che è forte, eh. Andiamo un po' con l'Energy Max di Bicanum. Vediamo com'è. Sarà probabilmente. Mamma mia, vabbè, però allora sei un pezzettino. Doppio morso, vabbè. Classico. Wow. Però, non male,
Ok, Bicanomo, non mi lasciare anche tu. Ok, è andato, bene. E uno è fatto. Ah, sono comunque buoni punti esperienza questi, eh. Tutto fa brodo. Ora bisogna andare nella grotta a cercare Zardo e Viscido. Ma Viscido è facile, anche Zardo. Più che altro Viscido per l'Energimax è un po' un problema che non si fa colpire, ma per il resto si può fare. Poi a fine episodio, dopo questi due yokai, andiamo a fare anche la slot. Magari anche prima di andare a parlare con Vitaliano. Molto semplice. Ciao! Vorresti sfidarmi in una prova di forza? Quante probabilità ci sono? Tante che io vinca, che tu perda moltissime. Quindi, vedi? Siamo a posto, così. Vai, beccati sto pure zampettante. È tosto, eh. È resistente sto tizio. Wow. Mi sta pure in difesa, bravo. Ok, allora. Quel riso, amico mio. Facciamogli un bel dannone. Dannone e danone. Mangiano yogurt, vedi come va il bagno dopo. Di corso e di carriera. Che miseria. Ma quanto tosto, scusami. Concentra plus, ma che cavolo dici? Che attacca? Attacco prima io, vai. Specchio riflesso, se ti muovi sei un cesso! Bello. Che bello. Oh, ma trispecchio mena, eh. Trispecchio mena alla grande, poi. Ok, quest'altro yokai si trova qua giù. Poi bisogna andare di qua. A parte che sono fortissimo, tranne per Canguilla che, vabbè, Canguilla che stava lì sotto. Cosa? Hai fegato? Ho questo, lo potenziare il tuo orologio. Ma, scusami. Ma Vitaliano vi informa per caso, tipo, oggi viene Link, eh? Ma che, io non lo so. Ah no, niente Energimax, perché lo leva, non lo prende. Ah, dai. Peccato. Raviola al vapore. Bah. Ce l'hai fatta, Link? Forza, torniamo in fretta a trovare il signor Bellavista. Ma sì, prima però magari andiamo a fare una slottatina, eh. Una piccola summon. Oh, eccoci qui. Dunque, usiamo una moneta, ce n'abbiamo solo una. Come ho detto, non avrei mai abusato di QR code o altro per prendere monete. E quindi va benissimo anche così. Yokai? Pester! Ah, ok. Pester! Mi piace Pester. Tra l'altro con lama furente si evolve. Va benissimo così. Carino. Torniamo quindi ora da Vitaliano e completiamo il video. Ah, Vitaliano, abbiamo fatto la missione. Bravi, ce l'avete fatta. Ok, potenziamo sto orologio, va. Ok, potenzialmente è pronto. Rango Bay. Yes. Bene, bene, bene. Ora possiamo fare amicizia con altri tanti yokai. Un secondo, voi due non potete andare là fuori a caso così. Gli yokai di alto rango sono pericolosi, non scordatevelo mai. Ma questo avvertimento? Un avvertimento un po' strano. Oh yes, 1000 punti esperienza sono tanti. Le tecniche migliori o colpi nascosti? Io ho colpi nascosti, ho detto prima. E colpi nascosti è. Lo diamo a Guerriso. Ho solo la mia immaginazione. Aspetta un minuto. Ah, peccato. C'era quasi riuscito.
Colpi nascosti, agguerriso, che già comunque sta a 2 di attacco, eh. Non l'ho neanche usato più di tanto, agguerriso. Ma va bene così comunque. Dunque, nel prossimo episodio faremo la missione di nostro padre, che manca appunto per completare le missioni chiave, e poi si sbloccherà anche il boss. Quindi, per questo video è tutto. In descrizione ovviamente trovate i link per i social che vedete qui a schermo. E se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensierino e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!